I lavoratori e le organizzazioni sindacali della Ponte Nossa SPA hanno proclamato tre giorni di sciopero per segnare un atto di forte solidarietà con il collega infortunatosi nei giorni scorsi e per richiedere atti concreti per la messa in sicurezza degli impianti. L'operaio stava svolgendo la propria mansione all'interno dello stabilimento quando un macchinario gli ha tranciato l'avambraccio sinistro, fortunatamente riattaccato a seguito di un'operazione chirurgica all'ospedale San Giuseppe di Milano. Le organizzazioni sindacali FEMCA CISL, FILCTEM CGL e FILCCOM Confile Insieme alla RSU hanno deciso all'unanimità di indire uno sciopero generale dalle 6 del 4 dicembre fino alle ore 6 di sabato 7. Nel comunicato sindacale si leggono le motivazioni dello sciopero. Innanzitutto appunto la solidarietà al collega infortunato il 21 novembre, la richiesta alla direzione aziendale di presentazione di un piano di interventi che dettagli iniziative, dotazione finanziaria e tempi di attuazione degli stessi. Infine i lavoratori, dopo innumerevoli incontri, segnalazioni e il presidio del 29 settembre scorso, ritengono non più rinviabile l'operatività di un vero piano di messa in sicurezza degli impianti, oggettivamente risultanti ad oggi di manifesta pericolosità, i quali non garantiscono più la completa incolumità dei lavoratori nell'adempimento dell'attività professionale.